Temptation Island, Antonella Lia e Pietro Delle Piane, accusati di essere falsi. Nei giorni scorsi Carina Cascella aveva espresso delle perplessità sulla coppia di Temptation Island, formata da Antonella Lia e Pietro Delle Piane. I due infatti sono senz'altro usciti, nel peggiore dei modi, dall'isola delle tentazioni. Soprattutto l'uomo che sin da subito non solo aveva baciato di nascosto una tentatrice e poi lo aveva raccontato a Lorenzo Amoruso, ma soprattutto aveva pesantemente offeso la Elia, dandole dell'arida, della vecchia e sottolineando come fosse sola al mondo, al contrario suo, invece, che ha un figlio. Tale comportamento aveva fatto nascere dei dubbi sul fatto che i due si fossero messi d'accordo, che ci fosse un patto, e tra coloro che sostengono questa tesi c'è anche Carina Cascella. L'opinionista di Barbara D'Urso, dopo il falò di confronto tra Antonella Lia e Pietro Delle Piane, andato in onda nell'ultima puntata di Temptation Island, ha ribadito il suo pensiero, sostenendo che se prima aveva un dubbio, adesso ne ha la certezza. Tra i due c'era un accordo. In alcune storie Instagram, infatti, Carina Cascella ha affermato le seguenti parole: «Speravo in qualcosa di vero». Ma in questi due di vero non c'è niente a questo punto. Insomma, per Carina, se nelle scorse settimane aveva dei dubbi circa la sincerità dei due, adesso è proprio convinta che i due abbiano recitato. E non è finita qui, perché l'opinionista ha aggiunto anche che il percorso di Pietro Delle Piane e Antonella Lia a Temptation Island non è stato pulito e onesto, ma che in realtà, essendo entrambi due personaggi di spettacolo, soprattutto la Lia, ben navigati, hanno soltanto utilizzato il mezzo televisivo. La Cascella infatti infine ha concluso: «Non hanno personalità, non hanno principi, pensano solo ai soldi. Che schifo entrambi a questo punto». Ma sarà realmente così? I due erano d'accordo ben prima di iniziare la trasmissione condotta da Filippo Visciglia? In questi giorni molti hanno avuto questo dubbio e durante la puntata finale di Temptation Island il comportamento di Antonella Lia non ha convinto fino in fondo. Durante il falò di confronto ha scelto di abbandonare il reality da sola, ma un mese dopo, intervistata da Filippo Visciglia, ha ammesso di aver sentito Pietro Delle Piane, anche se non si sono rimessi insieme, e infine, in un altro video, ha aggiunto che la decisione se ritornare o meno con Pietro, perché alla fine non si è ben capito, spetterà solo a lei. Insomma, Antonella Lia non assolutamente apparsa irremovibile nella sua decisione, a ciò ha fatto pensare che tra i due in realtà ci fosse un patto. Cosa pensate dei dubbi di Carina Cascella su Antonella Lia e Pietro Delle Piane a Temptation Island? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.